Bene, allora vediamo adesso come fare invece a fare un server mind test su Mac. Premesso che ho già fatto due o tre video per far vedere come si fa a fare un server su Windows, vedremo che la versione sotto Mac è molto simile, quasi identica, con delle piccole modifiche che sono legate al sistema operativo. Ok. Quindi andiamo a lanciare il nostro mind test che abbiamo già scaricato. Abbiamo visto che il primo sistema per lanciarlo è semplicemente quello di cliccare su host server. Quindi se noi rispetto al normale clicchiamo su host server, generiamo automaticamente un server che è raggiungibile da esternamente. Notate che quando clicchiamo su host server ci compaiono questi tre campi in cui possiamo specificare l'utente, nome, password. L'utente specificato qua diventerà l'amministratore della macchina e la porta del server su cui si risponde. Ok. Poi possiamo creare appunto un server apposta oppure usarne uno qualunque dei modi che abbiamo a disposizione. Ad esempio possiamo entrare su Hogwarts. Mi conferma sempre la password. Okay. Facendo in questo modo, qui invece di play c'è scritto host game e quindi clicchiamo e noi andiamo nel server di Hogwarts. Quindi sta creando il server, spiegherà il suo tempo. Ok, e noi siamo nella terra di Hogwarts ed è notte. E c'è il nostro serverino. Perfetto. Allora qui lasciamo questo server su e andiamo in un'altra sessione di mind test. Ora su Mac, per lanciare un'altra versione, occorre andare sul terminale qualunque, magari prendiamo il terminale suo, questo. Ok, e vedete che abbiamo la possibilità di fare open. Allora, il comando open, in realtà mettendo open-n applications mindtest.app, cioè il nome di dove avete installato la vostra applicazione, -n vuol dire che apre una nuova finestra, quindi è impossibile far diversamente, insomma, bisogna proprio aprire in questo modo. Facendo così, cosa succede? Che viene aperta una seconda finestra che è diversa dall'originale e qui noi possiamo andare in play online, cioè su gioco online, e qui possiamo specificare un altro utente, per esempio player1, con il suo password e ci colleghiamo. Ok, your clients versions not support. Interessante. Ah, ok, perché non abbiamo messo il server. Il nostro server in realtà è local host. Player 1. Quindi ricordate che dovete mettere l'indirizzo della porta. Connettiti. Ok, il problema era che bisogna specificare 127.0.0.1 non localhost, 30.000, player 1 con il suo password, se ci connettiamo, ok, nuovo password, allora, mi sono dimenticato evidentemente player 2. Prima volta entrate, specificate la password che poi dovrà essere conservata le altre volte. Come vedete, a questo punto io sono entrato e se fate un status, vedete i clienti collegati sulla zero player 2.
Quindi qua sta giocando come se fossi nel server laggiù. Con Escape, andando di qua, proseguiti, a tutti gli effetti vedete che abbiamo due giocatori sulla stessa macchina. Ora, come ho fatto vedere anche per Windows, in realtà per testare questa cosa occorre avere una macchina diversa collegata in rete e noi lo faremo con l'aiuto delle macchine virtuali. Macchine virtuali che abbiamo visto nei due video precedenti come fare su macOS. Quindi andiamo su una macchina virtuale Windows, questa, però prima di andarci andiamo a cercare di capire qual è l'indirizzo della rete in cui lavoriamo. No, l'indirizzo della rete lo vediamo con un bel ifconfig. Ifconfig ci fa vedere tutte le reti aperte e diciamo che le reti che ci interessano sono quelle che iniziano, nel mio caso, con 10, che è una rete locale, 10, 20, 1, 34. Quindi a tutti gli effetti in questo momento è N0, sono all'indirizzo 10, 20, 1, 34. Rispetto alla rete locale fatta con il VirtualBox. Okay? Andiamo su VirtualBox, eccolo qua. Windows 7.1 sta lavorando. Qui abbiamo un qualcosa di locale. Andiamo a Exit Menu. E qui andiamo a play online e dobbiamo specificare quell'indirizzo che abbiamo visto prima, che ovviamente non mi ricordo già più. Quindi facciamo questo, torniamo qui, ce lo marchiamo 10.20.1.34. Dieci, venti, uno, 34. Prendiamo un altro giocatore, player 3. Ok. E proviamo a connetterci. Vedete, la connessione esiste. Ci stiamo collegando. Adesso è un pochino più lento perché stiamo lavorando su una macchina virtuale e addirittura su un disco esterno. Se voi avete abbastanza spazio sul vostro disco SSD interno, dovrebbe funzionare più velocemente. Ora, vedete che dice che ci sono Salazar, Player 2 e Player 3. Quindi se io faccio Status, molto lento, però ci fa vedere tutti i giocatori. Tornando al nostro, sto prendendo command, vado in su e faccio command tab, vedete che ho due main test attaccati, andiamo sul primo, che è questo, vedete che ho player 2, se faccio list, vedo che c'è, no, non è list, non era status, vedo che c'è anche il player 3. Quindi in teoria, eccolo là, vedete che c'è player 3, che era il player che è entrato da una macchina là. Quindi in questo momento siamo già a quota 3 giocatori che stanno lavorando sullo stesso server. È tutto realizzato con architettura macOS e con l'aiuto anche di VirtualBox sono riusciti anche a mischiare due macchine diverse, una macchina Windows e una macchina macOS. Quindi credo che questo, per quello che ci interessa, è tutto.